Benvenuti nel secondo capitolo di Vector to Diamond. Ok, siamo contro Sakati. Platino non c'ha il bordo e utilizza Yumiko. Ok? Ultimamente non amo granché la gente che usa Yumiko per questo motivo. Per questo esatto motivo, cioè sta saltando da mezz'ora. Ok, però noi l'abbiamo capito. Siamo riusciti a prenderlo. E anche per quest'altro motivo, che non so perché continuano a spammare queste mosse con le fiammette. Cioè le due Disig nelle rispettive armi. Ha finito. Vabbè. Poi sono io stupido e mi faccio prendere. Sì? Una Nair? Adesso lo punisho. Dai, rifallo. Dai, dai, dai. No, sono un bot. Ok, ce l'ho fatta. Ok, ci pigliamo il Sidesare. Going for the big recovery. Abbiamo fatto il recovery nello stesso momento. Ok. No, vabbè. Questo sono io che sono scarso con la Rocket Lance. Una persona normale l'avrebbe hittata, una cosa del genere. Oh. Cazzo, sei dopato. Ok. E ci siamo presi la prima stock. Spero che non siano tutte così le stock. Ok, non sono tutte così. Ci pigliamo la True Combo perché abbiamo mangiato il dodge. Ovviamente. Lui ha fatto una mossa pensando che io jumpassi. Non ho jumpato. Aia. No. Insane. Aia. Please. Sì. Going for the big read. Oh. Ok. Era un po' tryhard quella cosa lì. È stato bravo. Sono morto, sì. 2 a 2, lui è uno stock rosso, basta pochissimo per buttarlo fuori. Mio Dio, ste fiammette, dai. Oh. Vai, ce la siamo presa. Ok. E 2-0. Clean, lui sta a 1836. Ci siamo presi un buon più 18. Non ha scritto nulla. Pensavo che scrivesse qualcosa in chat, tipo boh, un po' di Sun of Flame classico di Brodalla. E non è così, quindi passiamo direttamente al secondo game. Ok, siamo contro BT Entros. Usa Lord Vrax ed è platino anche lui. Siamo su Shipwreck. E Lord Vrax mi spaventa, se devo essere sincero, dopo che hanno messo quelle combo truco da Rocket Lance. Però vabbè, dai. È platino, quindi si può fare. Aia. Ok. Vediamo se ce la faccio o no. Ho sperato nel secondo grampon, ma l'ho missato di pochissimo. Vediamo chi è più forte con la Rocket Lance. No, l'avevo quasi preso. Ah, sono un bot. Vediamo se riusciamo a sguardarlo. Vorrei andare per il ground pound, però lui va molto alto, quindi meglio di no. Ops. Mi scriccate, sono dalla parte opposta. Ah, ho sperato che saltasse. Ok, concentrazione, non voglio perdere questo stock. Questo in pochi lo sanno, ma probabilmente il mio matchup contro la Rocket Lance è il peggiore. È il mio peggiore matchup di sempre proprio, sia in torneo che in ranked, dappertutto. Io contro la Rocket Lance è l'arma contro cui probabilmente faccio più fatica. Oltre ovviamente a queste armi top tier tipo Guns e Orb e il cannone, ovviamente.
Ti prego, cosa sta facendo? Via. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo presi il ground pound che non ci eravamo presi prima. Dai, ora si tryharda con l'arco. Ok. Ci ho sperato. Vediamo cosa fa. Ok. No, peccato, peccato. Ok. Vediamo se riusciamo a distanziarlo col nostro arco. Ok. La conclusione? No, lo sapeva che andavo di there. Ok, questo è stato rischioso da parte mia. No, pensavo di prenderla. Invece non l'ha preso pochissimo. Ok. Via. Era ovvio che si staccasse dal muro, allora sono andato diretto per la parte laterale. Uff. Incredibili schivate. No. Uff, di nuovo, Insane Punish. Insane Punish. Ancora un altro Ser. Going for the ground pound. Insane. Adesso si è disconnesso. 1794. Ci pigliamo più 15 e passiamo al terzo e-game. Abbiamo incontrato QD44, un altro platino. Questa volta abbiamo Linfei. Su una mappa con troppe piattaforme, fin troppe. Un'altra mappa che non mi soddisfa particolarmente. Cioè che non mi piace. Se dico non soddisfa suona un po' male, però mi succa che non mi piace. Oh, che cacchio. Lontanati. Vai tra. Ok. Ok. Il Gimp. No, sono un bot. Going for the Gimp. Sono un bot 2.0. Cioè, parte 2 più che altro. No! Sono morto. Ah, sbagliato. Sad. Vediamo se riusciamo a concludere con una sig tipo. Contro questo qua ho capito come fare. Bisogna fare molti nair. Eccolo il nair. Perché saltella molto. Adesso ne piglio un altro. Lo sapevo. Ce ne pigliamo uno della Rocket Lance. No, sono morto. Sbagliato. Oh, ha sbagliato lui. Ok. Ci siamo presi la stock. No, sono ancora vivo. No. Please. Adesso lo tricco. Ok. Ah, mi ha ucciso. Ce la possiamo ancora fare. Dai, dai. No. Insane. Insane slide. Ledge cancelling, tipo. Perché non riesco mai a hittarlo con quella mossa? Ah, mi ero dimenticato che esistesse la Hennessy. Adesso lo siamo un po' di più, forse. Sì? Sì, going for the quarto. Insane Edgecar? No. Scherzavo. Ah, peccato. Oh shit. Ah. L'ho trickato. Ma?
Ah. Ok. Adesso pigliamo l'arco, adesso pigliamo l'arco. Wait. Non dobbiamo cadere in questi tranelli. Oh merlo. Sta per uccidere. Ok. Teniamoci l'arco e crociamola. Oh merlo. Devo stare attento, ok? No! Sono morto. Ci ha battuto, no! Ci ha tolto meno 14. Per fortuna, non ci ha tolto troppo. E siamo scesi a 1811 e si conclude qua la nostra scalata e il secondo capitolo. Se avete commenti o dubbi o perplessità, qualunque cosa, scrivete sempre tutto nei commenti. E basta, noi ci vediamo nel capitolo 3.